ragazzi e bentornati qua sul canale di Battle for Games. Io sono Carlo, oggi ragazzi siamo tornati per fare un nuovissimo video. Oggi ragazzi siamo su Assassin's Creed Syndicate e per fare una missione un po' così a cazzo, proprio totale. Volevo fare... Allora, noi siamo qua, volevo fare codesta missione sequenza 5, la dama con il lume. Non ho idea di che missione sia, quindi ragazzi è un po' lontanina, quindi intanto che parlo magari ci rechiamo nel luogo della missione, tipo tiriamo giusto il tizio qua che non tanto non gli serve la carrozza, e noi prendiamo questa fantastica carrozza e andiamo a cercare di arrivare. Ho già cannato strada, vabbè, se vuoi andare anche di qua è indifferente. Comunque sì ragazzi, questo Assassin's Creed Syndicate veramente mi sta piacendo. Madonna raga, questa carrozza, altro che drift che si fa con le carrozze. Comunque questo Assassin's Creed Syndicate mi sta piacendo veramente un sacco, è un gioco veramente ben fatto. Sinceramente l'ultimo non mi era piaciuto per niente, Unity, ci avevo giocato tipo, ho fatto una due missioni, poi mai più aperto perché non mi piaceva. Quindi ragazzi, questo qua rispetto a quest'altro è veramente fatto molto meglio, e per ora si vede, perché comunque è un gioco che ci sto continuando a giocare, ci sto nerdando per ore e ore ogni giorno, e mi piace veramente un sacco. Una cosa che mi piace molto, oltre al fatto che sia ambientato a Londra, non so perché, ma Londra è una città veramente, credo, se non la mia città preferita, una delle mie città preferite, quindi già questo fatto gli dà molti punti. E una cosa che mi piace molto è un po' tutto lo stile di gioco, mi piacciono i due protagonisti e soprattutto anche gli ultimi cambiamenti che hanno fatto, inserendo magari combattimenti più fluidi, poi soprattutto anche il parkour. Quando uno fa parkour sopra gli edifici è veramente molto più fluido e tutto ben costruito, diciamo così ragazzi. Intanto, vabbè, abbiamo fatto un macello con la carrozza, ma chi se ne frega. Siamo quasi arrivati a destinazione ragazzi, se mancano 300 metri. Ecco, poi un'altra cosa che veramente si è rivelata molto utile a parer mio è il rampino, ovvero quello fantastico oggetto che ti fa diventare Spider-Man, che serve per arrampicarsi sopra le case. Ho sbagliato totalmente strada, ma forse ci si può arrivare anche di qua. Vabbè, noi aggiriamo, facci chi se ne frega. Ok, siamo arrivati. Andiamo a cercare di avviare la missione. Allora ragazzi, siamo qua per la missione. Pensavo però, prima di attivarla, dato che è una missione comunque di livello 5, noto, livello suggerito 5, noi siamo ancora a livello 4, infatti non so se ci riusciremo, speriamo. Allora facciamo, volevo aumentare questa furtività aumentata di 7 e anche quest'altra di fianco. Vediamo se riusciamo ad arrivare al livello 5, ma non credo, non bastano, infatti chi se ne frega, vabbè. Comunque adesso con Jacob riusciamo a fare questa missione, forse, speriamo, ci proviamo, perché se no, beh, fa lo stesso, se non ci riusciamo, chi se ne frega. Jacob ragazzi è un personaggio molto più cazzuto rispetto a Eevee, perché comunque Eevee la dicono tutti che sia più per le azioni stealth, che io non sono buono, quindi io le azioni stealth non so perché, come vi ho già detto nel video di Metal Gear, non sono buono di fare azioni stealth, ergo utilizzo Jacob che è un po' più cazzuto. Ciao Clara, vorrei controllare Lambeth dato che il manicomio chiude. Ma scusa, io ho preso Jacob. I bambini si stanno ammalando. Vabbè, mi sa che me la, questa missione va fatta con lei, punto e basta. C'è un medico qui. Vediamo che succede intanto qua per iniziare la missione. Ah, io la porto anche dentro. È solo svenuta? Sì, parlava di un qualche tonico che non funzionava. Lo credo bene. Se non avete seguito comunque ragazzi la storia, magari questa, tutte queste scene non conteranno niente per voi, quindi è inutile magari anche che io ve le faccio vedere, però dato che ci voglio capire io che sto seguendo la storia, io le guardo lo stesso, poi magari voi skippate il video o se non volete spoiler di nessun caso mettete avanti il video. Ecco la lista. Miss Fry, Eevee Fry, Miss Nightingale, piacere. Sbrigatevi. Fry. Non rimane molto tempo. Eevee Fry. Ok. Trova il venditore. Ovvio, perché ci dobbiamo fare altri 400 fottuti metri. Fammi andare. Ah, abbiamo anche il tempo, regà.
Bello, abbiamo 8 minuti per arrivare là. Spero, spero solo per arrivare. No, 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 ho cannato, raga, ho cannato totalmente. Vai su, ok. Abbiamo 8 minuti per fare non so bene cosa. Dobbiamo intanto trovare il venditore. Dai, fammi usare il rampino che facciamo prima. Bravo, così ti voglio. Cioè, intanto facciamo un po' di parkour sopra. No, sti tetti scivolosi. Ok, vai su, scenditela. Con calma. Comunque sì, alla fine il nostro passaggio a Jacob non è servito a un e nemmerito caspio perché ci hanno dato Ivy. Comunque sì, ragazzi, abbiamo tre, altri 7 minuti e un minuto è già passato, così è volato. È andato già a farsi benedire. Ok. Vediamo di arrivare. Prendiamoci Serve il tuo questi tizi. aiuto. Fai strada. Così se serve I tizi qualcuno, questi? anche loro, Si bravi, muovono venite tutti. a rendervi utili. Oh, ci sono un sacco di Così ricruti. se ne. Dato che comunque è una missione di livello 5, se serve, abbiamo almeno un po' di forze in più che ci possono aiutare. Io potevo perdere una carrozza per arrivare qua, ma no. Facciamoci una bella campestra, tanto di energia ne abbiamo più che a sufficienza. Ok, ci siamo quasi, abbiamo mancano 120 metri. No, non combattete contro di lui che mi servite. Allora, mi sa che dobbiamo arrivare dalla parte di là di questo ponte. Ok. Mi piace un sacco il rampino, ragazzi, non so perché. Il fatto di poter essere Spider-Man in Assassin's Creed è una cosa veramente fighissima. Ok, siamo arrivati. Vediamo cosa succede qua. Ah, lo dobbiamo trovare in questa maniera qua. Eccolo lì, bersaglio individuato. Ruba la pozione del venditore senza ucciderlo. È una missione secondaria. Clara morirà se non arriverà al tempo in manicomio. Ah, devo anche tornare indietro. Ok. Combattete contro di loro? Io ci provo, eh. Vediamo se ci riesco. Vai, vai. Bel gesto. Ok, ora dobbiamo tornare al manicomio. No, come devo trovare anche il farmacista? Ah, proprio una carrozza. Sono 400 metri. No, no, no. Bisogna che prendo una carrozza. Abbiamo 5 minuti e mezzo. Ok, prendo una carrozza così vediamo di arrivarci in una maniera un po' più rapida. Praticamente dobbiamo semplicemente trovare tutti i farmaci per curare la pampina. E quindi sì, è una missione così. Senza mi sembra che per ora è abbastanza scialla come missione. E gli sto dando a mira, ragazzi. Questa qua è la velocità massima con una carrozza è il massimo che si può ottenere. Quindi va bene così. Ok, allora siamo quasi arrivati. Dobbiamo trovare il farmacista. Immagino che dovremo di nuovo usare l'occhio dell'aquila. Attenzione alla frenata, blocca le gomme, tira il freno a mano. Ok, basta. Ok, usa l'occhio dell'aquila, d'accordo, eccolo lì, difendi. Stai calmo, tu non hai visto niente. Tu non hai visto niente, andiamo su. Abbiamo altri 4 minuti e mezzo, dobbiamo difendere. Ah, lo dobbiamo difendere, ok. Posso ucciderlo? Vai, così. No, non volevo uccidere l'altro, però vabbè. Ok, combattete contro questi, io li uccido intanto. Vediamo di farli secchi. Cercando di non morire, occhio che cerchiamo di schivare anche gli attacchi. Occhio, questo che picchia. Ma cosa volete fare? Ma dai, io sono Ivy Fry. Cioè, volete scherzare? Aia, stronzo. Sei uno stronzo. Cioè, non si picchia alle donne, brutta merda. Ok. No, aia, aia, mi picchia. Oh, ok, ci siamo quasi. Minchia, questo è di livello 6, ragazzi. Mi mena male, mi mena male. Mi sta menando male. Ok, con no, aia, porca troia, via! Scappa, 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 scappa. Vai su, brava. Dobbiamo recuperare vita. Usa medicina intanto. Brava, cara ragazzuola. Parla. Ah, sono già morti? Ah, è stato semplice. La fuga è servita. E se, vabbè, è un ninja che ha fatto. No! Ah, no, pensavo fosse scappato. Scherzavo. È qua, parla, parlati veloce, abbiamo 3 minuti! Non so come ringraziarvi. Quel carico è per Miss Nightingale. Sono qui apposta. Hanno già caricato il carro. Andate, vi prego. Io vado. Era quel carro? Sì. Ma porca troia. Fate attenzione! Ah, Questi sono fragili! andiamo a rincorrere sto tizio. Cosa devo fare, raga? Ah, devo correre dietro al carro. Dai, guida, muovi. Oh, mi trolla. Mi trolla persino le carrozze. Raga, sta andando via Mina. Sta andando via Mina. Dai, dobbiamo rincorrere. Abbiamo 2 minuti e 55. Come cazzo faccio, raga?
Ruba il carro in un meno di un minuto. Ruba il carro del farmacista. Vabbè, è impossibile, raga. Dai. C'è troppo poco tempo. Cioè, è tecnicamente impossibile senza te con tutto poco tempo. Cioè, io ci sono quasi per rubarlo, però. Porca troia, c'è una carrozza. Ok, menalo. Bravo. Grande, Ivy. Così ti voglio. Ora però guida. Bravo. Brava, anzi. Brava. Ok, ora torna. Oh, ok, dobbiamo tornare indietro. Abbiamo 2 minuti e 16, ragazzi. Se ci riesco, voglio che lasciate tutti quelli che guardano questo video, voglio che lasciano un like, perché è impossibile. No, forse siamo abbastanza vicini, ce la posso fare. 60 metri in 2 minuti, dai, sì, ce la posso fare. Ok. Scendi. Scenditela. Ah no. No, 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 no. No! Porca troia! Mi sono buggato male. Raga, cosa sta succedendo? Ah, è qua. Ok. No, con calma, abbiamo 1 minuto e 45, ce la posso fare. Ok, devo entrare semplicemente con la carrozza. Vai, veloce. Come 125 metri? Vai, veloce. 1 minuto e mezzo. Ragazzi, c'ho l'ansia. C'ho l'ansia. Vai dentro, veloce. Abbiamo perso 1 minuto solo perché ho fatto il fail. Raggiungi, ok. Oh, ce l'abbiamo fatta forse, ragazzi. Ok, sì, direi di aversela fatta. È stata una missione un po' così fast, perché veramente col tempo non mi era mai successa una missione col tempo in questo gioco, quindi... Però ce l'abbiamo fatta, l'importante è quello. I bambini. Ora potremo distribuire la medicina vera. È una soluzione definitiva. Chiederò di stabilire un regolamento quanto prima. Lambert vi deve molto. Ci vorrà tempo per cambiare le cose. Ma io non ho fretta, Miss Fry. Ok ragazzi, la missione è finita, volevo portarvi un video su questo gioco perché secondo me ne merita davvero tanto. E niente ragazzi, il video si conclude qua, io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, scrivetemi anche cosa ne pensate di Assassin's Creed Syndicate, magari fatemi anche sapere nei commenti se vi piacerebbero altri video di questo genere, magari dove parlo meglio un po' del gioco. E niente, io ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, qua sotto c'è il pulsantino apposito per farlo e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!